ragazzi, cominciamo l'allenamento! Sì! Sì! Ah! 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 Complimenti, Rudy, bel tiro. Aiuto! No! Ma che avete combinato? Stiamo giocando a calcio, non a rugby. Scusaci, Buddy, ma questo è l'unico modo per fermare Rudy. Ehi, ragazzi! Tieni, Buddy, è arrivata questa lettera per voi. L'hanno portata poco fa. Ehi, guardate, viene dalla scuola Glamour. La loro squadra ci chiede di andare a fare un'esibizione da loro. Che ne pensate? E che cosa dovremmo fare? Dovremmo dare una specie di lezione di calcio. È strano che la Gold abbia pensato a noi. Io sapevo che era una squadra molto forte e che aveva degli ottimi giocatori. Che cosa c'è di strano? Dopo la vittoria con la Windsor siamo diventati molto famosi. Ma che dici, Butch? Fino a ieri eravamo delle schiappe. Non si diventa famosi vincendo una sola partita. Beh sì, in effetti hai ragione. Secondo me dobbiamo accettare l'invito. Sarebbe una buona occasione per dimostrare a tutti che la King è diventata una vera squadra. Buddy, guarda un po' quando ci dovremmo andare. L'invito è per giovedì pomeriggio, cioè domani. Ragazzi, statemi a sentire. Io dico che non serve a niente farsi prendere dal panico. Ormai siamo forti e possiamo anche fare un'esibizione. Ma sei sicuro, Rudy? E se facciamo una figurata? Va bene, mi hai convinto, Rudy. Domani andremo alla Glamour. Niente paura, ragazzi. Noi saremo lì come sempre a fare il tifo per voi. Ma certo, Melinda ha ragione. Domani andremo tutti alla Glamour e terremo alto il nome della King. Sì, faremo un figurone. E domani sera per festeggiare mangerò un pollo intero. Avete visto il ciccione volante? Senti, Rudy, non è strano che abbiano chiamato noi? Cosa? Sì, insomma, ci sono un sacco di altre squadre più brave di noi. Non capisco perché abbiano scelto proprio la nostra. Ma dai, Buddy, è inutile continuare a pensarci. Ormai abbiamo accettato e non possiamo tirarci indietro. Sì, hai ragione tu. Speriamo soltanto che vada tutto bene. Coraggio, cominciamo! Arrivo, Buddy! Fammene un altro! Yeah. Può tirarci il pallone, ci per tiri favore? Il pallone. Accidenti, che tiro! Allora, vi è piaciuto il mio tiro? Sì! Devi saper giocare bene a pallone. Sì, ma in questo periodo non sono particolarmente in forma. Siete tutti così bravi nella tua squadra. Come? Siete tutti così bravi nella tua squadra. Sì, siamo abbastanza forti. Abbiamo vinto quasi tutte le partite che abbiamo fatto. Coraggio, vieni!
Forza, cerca di togliermi il pallone, ma ti avverto che non sarà molto facile. Avanti, provaci un'altra volta. Ora ti faccio vedere come si tira in porta. Accidenti. Ho fatto tardi, devo andare. Ciao ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Ci vediamo. Se non mi sbrigo perdo la lezione. Ehi, aspetta, non te ne andare! Ciao a tutti ragazzi, io sono Harry Benson e vi do il benvenuto a nome di tutta la scuola. Vi ringrazio di aver accettato il nostro invito e vi ringraziano soprattutto i miei compagni della squadra delle medie. Benvenuti nella nostra scuola! La King è forte e vincerà! Se vi siete riscaldati abbastanza potreste cominciare l'esibizione. Certo, e spero che i tuoi amici imparino qualcosa. Io dico che potremmo cominciare con qualche palleggio. Siete pronti ragazzi? Sì! Salve, siamo al campo sportivo della Glamour, dove tra un paio di minuti comincerà l'esibizione dei nostri amici della King. Ehi, è brava a palleggiare. Il tocco di palla è sempre stata la carta vincente della King e questi esercizi lo confermano. No! Purtroppo c'è stato un piccolo incidente. Billy e David sono caduti a terra dopo essersi scontrati violentemente. Vi devo confessare che mi è venuto proprio da ridere. Credo che sia meglio cambiare esercizio. L'esibizione continua! I giocatori si sono divisi in due gruppi e ci fanno vedere come si marca a uomo! Vai, Ricky! Non tutti dietro a me! Che idioti! Ma che cosa stanno facendo? Fermatevi, basta! Cominciate a farmi qualche tiro! Sei pronto, Buddy? Io sono il primo! Vediamo se riesci a prendere questo. Ehi, Timothy, ti sei fatto male? Rispondi! Timothy è svenuto! Che ti succede, Timothy? Timothy, ti prego, dimmi che non ti sei fatto male. Allora, capitano, quali sono state le tue impressioni? Beh, credo che in fondo non è andata male. Io ho fatto una figuraccia. Quei bambini si sono messi tutti a ridere. Ma che dici, Timothy? E poi capita a tutti di sbagliare qualche volta. Sì, ma io... Comunque, secondo me è stata un'esperienza divertente. Però una partita vera è tutta un'altra cosa. Non siete d'accordo? C'è gusto a fare palleggi in mezzo al campo. Sentito? Anche noi abbiamo il nostro Maradona. A parte gli scherzi, Buddy, perché non chiediamo alla Gold di fare una partita vera? È un'ottima idea. Evviva, si gioca! D'accordo, vado io a parlare con loro. Andiamo anche noi. Sì, ok. Quello che avete visto oggi è l'anticalcio per eccellenza. Far venire qui i ragazzi della King è stata davvero un'idea geniale. Infatti hanno confermato di essere i più bravi di tutti a far vedere come non si deve giocare al calcio. Sì, ho capito dov'era il trucco. Siamo stati invitati perché ci considerano degli incapaci. Quello me la paga. Ehi tu, vieni qui, se hai coraggio. Accidenti, che guaio, hanno sentito tutto. Così ci considerate degli incapaci? Beh, tu al mio posto cosa risponderesti? Guarda che non ti permetto di prenderci in giro. Ma io non ti sto prendendo in giro, devi credermi. Sto semplicemente dicendo la verità. Giocate peggio di mio fratello che ha 3 anni. Stammi a sentire, pallone gonfiato. Noi della King sfidiamo la tua squadra del liceo. Siete davvero dei presuntuosi, giuro che la pagherete molto cara. Dai, forza, è tardi, ti vuoi sbrigare? Eccomi, arrivo. Scommetto che gliene facciamo almeno 10 a quei mocciosi. Ehi, Harry, non mi va di giocare contro dei ragazzini. Sì, hai ragione. Noi titolari vinceremmo anche con una gamba sola.
Ehi ragazzi, venite qui, oggi tocca a voi giocare. Sì, eccoci capitano, arriviamo. I nostri avversari sono molto deboli e per voi sarà un ottimo allenamento, visto che non potete giocare molto spesso. Chi credono di essere? Spero che li battano 8-0. Io già li odio. Salve, siamo al campo sportivo della Glamour, dove tutto è pronto per questa attesa partita, che vedrà di fronte la King e la Gold. All'ultimo momento il capitano della Gold, Benson, sottovalutando gli avversari, ha deciso di schierare la squadra delle riserve. Vai Ricky! Sì! Avete visto ragazzi, non mi ero sbagliato, possiamo dominare la partita anche con le nostre riserve. Capitano, sei un vero campione! Buffone, smettila di fare il fanatico davanti a tutti! È inutile che ci provi, non riuscirai mai a togliermi il pallone. Torna a casa da mamma, piccolo. Harry, adesso basta. Terence, che vuoi? Non mi piace per niente il tuo comportamento. Se devi giocare, fallo lealmente. E va bene, adesso giuro che ce la metto tutta. Presto, Leonard, devi fermarlo. Quell'antipatico si merita una bella lezione. Forza, facciamo un triangolo. Ehi, occhialuto, siamo da quest'altra parte. Adesso imparerai a prendere in giro i miei compagni. Scusatemi, ma non vedo l'ora di riposarmi un po'. Addosso! Forza, correte più svelti! Siete ridicoli, andate dietro al pallone come un gregge di pecore. Ve l'ho detto, tornatevene a casa. Vieni, fatti su. Bel colpo, Rudy. Bel colpo, vi accontentate di poco. Coraggio, Buddy. Non dovete buttarvi giù. Dì ai tuoi amici di giocare sulle fasce e di darci dentro. D'accordo, grazie. Forza ragazzi, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Sì, d'accordo. Ricky, andiamo a segnare. Ah, benissimo. I bambini imparano in fretta. Buddy, digli di tirare in porta. Ok. Coraggio, Rudy, tira una cannonata. Sta tranquillo, la prossima volta andrà meglio. Speriamo. Quel traditore di mio fratello sta aiutando i nostri avversari. Ma noi batteremo lo stesso questa squadra di mocciosi, vero ragazzi? Voglio portare Rudy e i suoi amici alla vittoria. Da! Non vi fermate ragazzi! Il 7, l'8 e il 10 devono marcare stretto mio fratello. D'accordo, andiamo. La partita si sta facendo davvero interessante. La King, grazie ai suggerimenti del fratello di Harry Benson, riesce a tenere testa agli avversari. Sono sicuro che ne vedremo delle belle. Venite con me. State attenti, adesso faranno sicuramente un lancio lungo. Vado io. Coraggio, Leo! Togliti di mezzo, quattro occhi! Va bene così! Tutti in difesa! Non dovete farli passare! Fantastico! La difesa della King sta giocando molto bene! È difficile per gli attaccanti della Gold trovare lo spazio per far filtrare il pallone! Yeah! Timothy ha commesso fallo di mano e l'arbitro ha fischiato! Timothy, va tutto bene. Mi dispiace, ma mi sono dovuto proteggere la faccia. Questa punizione non ci voleva proprio. Benson è un buon tiratore e ha la possibilità di portare in vantaggio la Gold. Yeah! È incredibile, hanno colpito un'altra volta Timothy. Accidenti, ancora con la mano. Non preoccuparti, non fa niente. Sbrighiamoci ragazzi, formiamo la barriera.
Allora, hai capito bene quello che ti ho detto? Devi assolutamente riuscire a colpire in faccia al numero 6. Ah! Timothy, ma che fai? Sono sicuro che lo fanno apposta. Sei convinto di potercela fare? Vi prego, fatemi riprovare. Questa volta vi prometto che non farò fallo, a costo di farmi schiacciare il naso da una pallonata. Ma che dici? Va bene, coraggio. Vi prego, ragazzi, non fatevi segnare. Forza, Timothy, non aver paura. Arbitro, li devi ammonire tutti. Adesso basta, Henry, devi giocare correttamente. Ma dai, in fondo non è mica colpa mia se quel bamboccio ha paura del pallone. Mi raccomando, non mollate, ce la dovete fare. Se segnano adesso vinceranno la partita. Coraggio, Timothy. Mi è venuta un'idea fantastica. Vedrai che fermeremo il pallone senza commettere fallo. Ma io ho paura. Dammi la mano. Complimenti, Rudy, bell'idea. Ragazzi, lasciatemi tirare. Arbitro, lo fanno apposta! Buttiamoli giù a cannonate! Yeah. Lo fermo io! Ancora! Non segnerete! No! No! Ragazzi, questa non è più una partita di calcio, è un massacro! Le punizioni della Gold stanno distruggendo i nostri amici della King, che cadono a terra come sacchi di patate! Vi assicuro che è uno spettacolo incredibile! Ma la cosa più incredibile è che l'arbitro non si è ancora deciso di intervenire energicamente! Il comportamento dei giocatori della Gold è vergognoso e dovrebbero essere tutti espulsi! Comunque adesso interrompo la registrazione perché sono troppo arrabbiato e non riesco più a parlare! Basta! La partita deve essere sospesa! Prendi questo! La King è forte, vincerà! 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 Non ci arrenderemo mai. Dobbiamo vincere la partita ad ogni costo. La King è forte, vincerà! 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 La King è forte! Forza ragazzi, tutti all'attacco! Sì, andiamo! State attenti! Ricky, scatta sulla fascia! Eccomi! Oh! Presto, Billy, recupera il pallone! Ah! Ah! Coraggio, Ricky, passa il pallone! Yeah! Ah! Evviva! Non riesco a credere ai miei occhi, la King ha segnato! Rudy con una bella rovesciata ha travolto il portiere che è finito in porta con tutto il pallone! La partita è finita. La King ha battuto la Gold con il punteggio di 1-0. Gol di Rudy Master. Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Siamo campioni! Evviva! Bravi! Siamo campioni! Evviva la King! Bravo, Rudy! Siete stati grandi! Thank you.
Avete avuto solo fortuna, maledizione. La prossima volta ve ne faremo 10. Terence. È inutile che ti arrabbi. Avete perso contro una squadra davvero formidabile. E soprattutto molto corretta.